Ciao a tutti e benvenuti o bentornati sul canale Kirio 1984. Oggi vi porto un video interamente dedicato alla carriera di Kazuo Kamimura, straordinario mangaka che fortunatamente sta pian piano venendo valorizzato anche in Italia. Kazuo Kamimura nasce il 7 marzo 1940 a Yokosuka, una cittadina nella prefettura di Kanagawa. Suo padre Asajiro presta servizio come ufficiale medico e capitano di vascello durante la guerra russo-giapponese e nel 1945, quando il piccolo Kazuo ha solamente 5 anni, la famiglia è costretta, a causa di una guerra diventata sempre più cruenta, ad abbandonare Yokosuka per trasferirsi nella prefettura di Chiba. Il padre, già anziano al momento della nascita di Kazuo, muore poco dopo e la famiglia, composta ora dal piccolo Kazuo, due sorelle e sua madre, si trasferisce a Tokyo, dove la donna apre un locale chiamato Imawari, i girasoli. Crescere in una famiglia di sole donne influenzerà pesantemente l'arte di Kazuo Kamimura, che nelle sue opere presenterà quasi sempre personaggi femminili come protagonisti assoluti. Durante l'adolescenza, Kamimura sviluppa gli interessi che lo accompagneranno per tutta la vita, come il judo, la passione per la musica, la poesia ed il disegno. Il suo primo avvicinamento al manga viene datato al 1955, quando il suo nome compare sulla rivista Manga Shonen, tra le più prestigiose dell'epoca, in una lista di giovani aspiranti mangaka. Dopo aver frequentato il liceo, decide di dedicarsi alla pittura. I suoi primi lavori lo vedono all'opera come pittore di scena per la Toei e come ritrattista per alcune attrici del teatro Takarazuka per la rivista Takarazuka Club, sotto lo pseudonimo Kinta, il nomignolo con cui veniva chiamato da piccolo ed anche il nome che sarà poi del personaggio di un suo manga, La pianura del canto. La svolta professionale nel mondo dell'arte avviene nel 1962, quando, al quarto anno del corso di design presso la prestigiosa Università d'Arte di Musashino, viene assunto dall'agenzia pubblicitaria Senkosha. Il maestro Kamimura però si stanca molto presto dei lavori commissionati dall'agenzia e inizia a lavorare come illustratore freelance, realizzando illustrazioni per copertine di dischi, riviste e anche alcune pubblicità. Si sposa nel 1965 e nello stesso anno prende in affitto uno studio a Kagurazaka, un quartiere molto vivace, soprattutto di notte, quando si popola di geisha, hostess ed accompagnatrici. Questo ambiente verrà spesso rappresentato nelle sue future opere. Poco dopo, nel 1967, debutta come mangaka con l'opera Kawaiko Sayuri-chan no Daraku, la degradazione della graziosa Sayuri-chan, storia interamente a colori pubblicata su Gekkan Town, cui seguirà Kawaiko Sayuri-chan no Shoten, l'ascesa della graziosa Sayuri-chan. In queste prime opere, lo stile di Kamimura è molto influenzato dal comics americano e l'autore lascia intravedere già una naturale propensione a disegnare degli avvenenti e sensuali corpi femminili. Ogni vignetta è curata nel dettaglio, come fossero considerate singole illustrazioni, retaggio del passato artistico dell'autore, che qui, quasi a voler prendere le distanze dalla per lui limitante definizione mangaka, si firma come Kawaiko Production. Le due storie di Sayuri-chan hanno un chiaro intento parodistico e satirico verso la politica e la TV di quegli anni. La storia di Sayuri-chan non diventa una serie, come sarebbe stato nelle intenzioni dell'autore, a causa del fallimento della rivista ospitante. E Kamimura, deluso, torna per un periodo al mondo dell'illustrazione, lavorando sulla rivista Ebon Punch, dove disegna delle pin-up. La sua carriera è costellata da tante collaborazioni con molti straordinari artisti e la prima inizia l'anno successivo sempre su Ebon Punch con Parada, opera creata insieme all'amico Yuaku, pseudonimo di Hiroyuki Fukada, con cui aveva stretto una profonda amicizia frequentando la Senkosha. I protagonisti di questa storia sono intenzionati a creare un'isola paradisiaca per il genere umano e, secondo il compianto maestro Jiro Taniguchi, l'opera era un manga assolutamente nuovo dal punto di vista espressivo, con un design ed un tratto totalmente sconosciuti ai disegnatori del Gekiga di quegli anni e si distingueva per un'eleganza mai vista prima.
Nonostante prosegua parallelamente come illustratore per qualche tempo, realizzando illustrazioni per la rivista di manga Big Comic e per dei volumi illustrati, il successo di Parada allontana sempre di più Kamimura dalla pura illustrazione. Nel maggio del 1968, sempre insieme ad Haku, realizza l'opera Scandal, lungo racconto erotico dove cominciano a delinearsi ancor meglio le donne di Kamimura, che prendono a prestito molte delle caratteristiche tipiche delle pin-up americane, sia nelle pose, ammiccanti, maliziose ed irriverenti, che nelle forme, con vita stretta e seni e fianchi prosperosi. Ancora con Haku realizza poi un seguito di quest'opera e anche Sexus 48, continuando a infarcire l'estetica dei suoi manga con rimandi al comics americano, ma aggiungendo anche influenze da altre sue passioni, come le stampe ukiyo-e. Nello stesso anno, ancora su Eibon Punch, pubblica diverse storie brevi autoconclusive, prima di avviare una proficua collaborazione con la rivista Young Comic, mensile edito da Shonen Gaosha, contenente principalmente Gekiga. Da qui in avanti, Kamimura decide di abbandonare i parodi manga, che considerava poco remunerativi, e dedicarsi al Gekiga, il manga drammatico che era considerato un po' la moda del momento. La prima opera da lui pubblicata su Young Comic è Edo Ukiyo-e Shibun Amon, Amon, le strane avventure di un maestro dell'Ukiyo-e a Edo. Durante lo stesso anno inizia a lavorare anche per la rivista Weekly Manga Action di Futabasha. È il 1969 l'anno del boom per Kazuo Kamimura e le riviste iniziano a fare a gara per contendersi i suoi lavori. Il maestro pubblica storie brevi per Manga Times, Playboy e Comic Van, oltre a continuare serie più lunghe insieme all'amico Yuaku. L'anno successivo pubblica anche delle storie per un pubblico più giovane, realizzando per Shonen Magazine il controverso Ahiro no Mori, il bosco di cenere, opera tratta da un racconto dello scrittore inglese Saki, oltre alla serie in tre episodi Mitsuri Oki, cronache di bracconaggio. Nel 1970 pubblica Engoku, racconti infernali, ritenuto ancora oggi uno dei picchi artistici del maestro. Questa serie è composta da 25 racconti che scandagliano quelli che saranno dei temi spesso ricorrenti nell'opera di Kamimura, come l'eros, la vendetta e la passione nichilista e distruttiva. In Engoku emergono prepotenti le caratteristiche più rappresentative della narrativa di Kazuo Kamimura, come la sessualità, la centralità della figura femminile che veniva dai suoi trascorsi familiari e le emozioni umane più cupe, come il risentimento, la tristezza e la malinconia. Spinta dal suo successo come mangaka, va a gonfie vele anche la sua carriera di illustratore e gli viene proposto di realizzare le copertine per Young Comic. Per misurare il suo successo in questo campo, basta pensare al fatto che dal 1969 al 1980 Kamimura realizzerà ben 260 illustrazioni a tema femminile, inaugurando la serie con un innovativo disegno di una donna in bikini che ha sullo sfondo un'immagine che prende ispirazione dalla grande onda del maestro Katsushika Hokusai, probabilmente la più rappresentativa opera d'arte nipponica di sempre. Kamimura continua ad alternare storie brevi, anche alcune più sperimentali, sulla rivista Com fondata da Osamu Tezuka, a racconti più lunghi. Grande successo del 1971 è Maria, prima opera medio-lunga, dove vediamo Kamimura alle prese con sceneggiatura e disegni, un romanzo di formazione in due volumi, dove il mangaka racconta delle vicende sentimentali e delle vicissitudini di una giovane studentessa che frequenta un collegio privato femminile. Sin da qui vediamo come il maestro scelga come protagoniste donne che fanno dell'emancipazione la loro bandiera, in un Giappone dei primissimi anni 70, ancora molto maschilista e fortemente legato a delle tradizioni discutibili nei rapporti tra uomo e donna. Già da quest'opera, Kamimura sonda argomenti estremamente delicati e difficili da trattare, come l'incesto, la depressione, l'omosessualità, il suicidio ed il sesso fuori dal vincolo matrimoniale. Oltre a ciò, in questo manga, ispirato a film come Onna Bancho, Nora Neko Rokku, Stray Cat Rock, Delinquent Girl Boss, film di Yasuharu Asebe uscito l'anno precedente,
vediamo come il mangaka approfondisca anche temi sociali scottanti, come quello delle bande giovanili attraverso il decadimento morale delle famiglie e le perversioni dell'animo umano. Tutto ciò con sguardo lucido ma neutrale, senza mai dare un giudizio su nessuno degli argomenti trattati. Probabilmente l'immagine più conosciuta dal grande pubblico, legata a Kazuo Kamimura, è quella di una donna fortissima, indomita, ovvero Yuki, la protagonista di Shurayuki Hime, Lady Snowblood, opera disegnata da Kamimura sui testi del grande maestro Kazuo Koike, portata alla ribalta internazionale anche grazie a Quentin Tarantino, che ad essa e al successivo adattamento live-action giapponese si ispirò palesemente per uno dei suoi più grandi successi, il capolavoro in due parti Kill Bill. Quest'opera segnerà anche la nascita del sodalizio artistico con il leggendario maestro Kazuo Koike, con cui collaborerà per altre opere, oltre al sequel Lady Snowblood, La rinascita del 1973. Nonostante Kamimura fosse solo ai disegni dell'opera, Yuki ha in tutto e per tutto le caratteristiche tipiche delle sue protagoniste. Anche se non vedremo praticamente mai Kamimura alle prese con donne guerriere nel senso letterale del termine, nelle sue opere soliste, molti dei tratti caratteristici saranno presenti, anche se ovviamente celati, mischiati o differenziati per ognuna, come è in fondo nella vita reale. A discapito della pura forza con cui la vediamo affrontare la crudezza impressionante del Giappone feudale, che in nessun modo risparmiava donne, bambini ed anziani, al suo interno coverà paure ed ansie che vedremo in molte altre delle protagoniste di Kamimura. L'opera viene serializzata sul settimanale di Shueisha Weekly Playboy dal 1972 al 1973, per poi essere pubblicata in Italia da J-Pop Manga, prima casa editrice a pubblicare Kamimura in Italia, nel 2014 in un cofanetto contenente i tre volumi della serie. La storia ha inizio in una notte di neve, nel carcere femminile a Chioji, situato nella prefettura di Kanagawa, Tokyo. Al suo interno è detenuta tra le altre Osayo, che sta affrontando un pericoloso e difficilissimo parto. L'ostetrica che la segue avverte Osayo del pericolo che sta correndo per mettere al mondo suo figlio, ma la donna non ha nessuna esitazione nel portare avanti il parto, arrivando addirittura a minacciare di morte l'ostetrica qualora non fosse riuscita a far venire al mondo il suo bambino. Alla fine tutto procede per il meglio e viene alla luce una bimba, che verrà chiamata Oyuki, neve in giapponese, proprio in virtù del fatto che fosse nata in una notte nevosa. La storia della donna, stremata dopo il parto ed in fin di vita, è quanto più tragica possibile. 2 anni prima, suo marito venne ucciso da 3 uomini ed una donna per una rapina ai suoi danni, ed Osayo venne ripetutamente violentata dagli stessi assassini del marito, che avevano anche barbaramente ucciso il suo primogenito Shiro. Uno di questi uomini, Shohei Tokuichi, rimase talmente incantato da Osayo che decise di risparmiarle la vita e portarla con sé. I due aprirono una locanda e la donna, fingendo di essere impazzita per le violenze subite, aspettò il momento propizio per uccidere Shohei, per poi mettersi alla ricerca dei rimanenti membri della banda, non potendo però portare a termine la sua vendetta proprio perché arrestata prima di poterlo fare. Questa storia verrà raccontata a sua figlia Oyuki da Otara, l'ostetrica che la fece nascere una volta fuori dal carcere. È così che Oyuki viene segnata dalla strada di sangue e vendetta già tracciata da sua madre e una volta cresciuta deciderà di seguirla. A seguito di questa decisione si sottoporrà ad un massacrante allenamento con un maestro di arti marziali e questo la porterà ad essere una fra le più temibili assassine del Giappone. Seppure la ragazza cominci ad accettare omicidi dietro compenso, diventando a tutti gli effetti un'assassina a pagamento, la sua ragione di vita rimane la ricerca e la vendetta sui 2 uomini e la donna che distrussero l'esistenza della sua compianta madre. Anche l'opera successiva segna uno dei maggiori successi dell'autore, questa volta sia alla sceneggiatura che ai disegni. Dosei Jidai, L'età della convivenza, viene pubblicata sulle pagine di Weekly Manga Action dal 1972 al 1973 e si può considerare come la consacrazione definitiva dell'autore.
anch'essa viene pubblicata nel nostro paese da J-Pop Manga, in 3 sostanziosi volumi nel 2017. L'opera presenta una delle donne più iconiche della produzione di Kamimura, Kyoko, una ragazza che, data anche la corposità dell'opera, fra quelle dell'autore dal più ampio respiro, vediamo crescere e provare a maturare sia interiormente che nella propria relazione sentimentale. Ma ogni epoca ha le sue spade sul collo della gente comune e anche lei dovrà affrontare la crudeltà più grande, la vita di tutti i giorni. Le male lingue del Giappone dell'epoca erano ancora più rigide di quelle odierne, comunque ancora tra le più spiccate al mondo, e le relazioni di convivenza prive di contratto di matrimonio erano viste quasi al pari di un crimine. Kamimura non ha però nessun freno inibitorio e racconta tutto con la stessa sagacia di sempre. Niente è addolcito in quest'opera, dove seguiamo le giornate di Kyoko e del suo ragazzo Jiro, che decidono di convivere e non sposarsi in una società che, come detto, vedeva malissimo relazioni al di fuori del matrimonio. Più che sui bei momenti di coppia, Kamimura qui punterà il focus proprio sulle difficoltà di vivere una relazione vista all'epoca come illecita, difficoltà che Kyoko e Jiro cercheranno di superare con la forza del loro amore, che però si troverà più volte a vacillare a causa dell'avere puntati addosso i malefici occhi della società, cosa che farà vacillare più volte la psiche dei due protagonisti, già messa a dura prova da sfide quotidiane come il lavoro, il mantenimento di una dimora o il vivere insieme ad un'altra persona. In quelli che sono gli anni d'oro della sua carriera, Kazuo Kamimura sforna un capolavoro dietro l'altro, ed è così anche per Shinanogawa, il fiume Shinano, opera pubblicata da Shonen Gaosha tra il 1973 ed il 1974, che segna anche l'inizio della collaborazione, una tra le più felici, con lo sceneggiatore Hideo Okazaki. Nel fiume Shinano, poi pubblicata in Italia da Coconino Press tra il 2018 ed il 2019, seguiamo la storia della piccola Takano Yukie, nel Giappone del periodo Showa, periodo storico compreso tra il 25 dicembre 1926 e il 7 gennaio 1989. In questo lungo racconto accompagneremo letteralmente la vita della protagonista, sin dal giorno della sua nascita, attraverso i suoi amori e le sue mutevoli passioni. Vedremo come conoscerà l'amore per la prima volta e le conseguenti delusioni amorose, come vivrà una passione illecita con un suo professore e come nascerà in lei la piena consapevolezza della sua femminilità. Il corpo dell'opera parte al raggiungimento del 15° anno di età di Yukie. La ragazza vive nei pressi del fiume Shinano, il fiume più lungo del Giappone, da cui viene il titolo dell'opera, insieme alla sua ricca famiglia. L'agiatezza economica non sopperisce però alla mancanza della madre e alla totale assenza affettiva di suo padre, e Yukie trova quell'affetto di cui necessitava in Tatsukichi Asada, anche lui orfano di madre e coetaneo della ragazza che aveva da poco iniziato a lavorare presso la famiglia Takano. Tra i due nasce un dolce ed innocente amore adolescenziale, fatto di sguardi languidi e guance arrossate come pesche. Tatsukichi sarà il primo di una serie di amori che scandiranno la vita di Yukie, che intorno ad essi ruoterà con passione bruciante, travolgente e talvolta rischiosa. L'opera porrà l'accento proprio sulle varie fasi dell'amore, da quello sbarazzino della fanciullezza a quello travolgente dell'adolescenza, fino a quello infuocato dell'età adulta, sempre scardinando i dettami della società e del buon costume giapponese dell'epoca, vera costante e prerogativa di Kamimura, verso un finale doloroso e pieno di pathos. Dopo un breve viaggio di piacere, che lo porterà in Italia, Francia, Svezia e Danimarca, il sensei Kamimura si rimette al lavoro non appena rientrato in Giappone e pubblica sulla rivista Young Lady l'opera Ana Shinju, doppio suicidio d'amore, su sceneggiatura dell'amico Yuaku. Anche essa si rivelerà un successo e, come il fiume Shinano, godrà di un adattamento live action per il cinema.
altre due miniserie interessanti del periodo sono Rabu, Love e Panorama Tokitan, la strana storia dell'isola Panorama, quest'ultima ispirata ad un romanzo di Edogawa Rampo, preso ad ispirazione anche da altri mangaka come Sueiro Maruo. I lettori di Weekly Manga Action erano bramosi di avere un'altra grande opera sulla falsariga di Dosei Jidai, uno dei maggiori successi pubblicati sulla rivista, ma Kamimura decide di non voler vincere facile e crea per la rivista Kyojin Kankei, Folli Passioni, un'opera ambientata nel periodo Tokugawa, che racconta la storia di Hokusai, sua figlia Ohei, e del suo mondo artistico e letterario che li circondava in quegli anni. Non si tratterà solo di un manga a carattere prettamente storico, però, dato che Kamimura aggiunge un personaggio totalmente di fantasia, chiamato Suteachi, un ragazzo specializzato nelle stampe erotiche, che qui sarà il discepolo del vecchio pazzo per la pittura. Dato l'amore di Kamimura per le opere di Hokusai, è lecito ipotizzare che l'autore abbia riversato un po' di se stesso nel personaggio di Suteachi e nel manga stesso, dove il creatore della grande onda viene omaggiato in ogni vignetta. Nel 1974 inizia per l'autore una collaborazione molto fruttuosa con Manga Erotopia, rivista nata l'anno precedente grazie all'editore KK Bestsellers, e prima a dedicarsi completamente al genere erotico. Forse proprio il fatto di trattare un genere ben specifico permette alla rivista di ritagliarsi un'ottima fetta di lettori in un mercato già saturo di fumetti. L'intento della rivista, ossia sghettizzare le pubblicazioni erotiche e togliere loro l'alone di inferiorità che aleggiava tra gli appassionati, in modo da avvicinarli al mondo della letteratura, sembrava essere lo stesso del maestro Kamimura, che qui troverà terreno fertile per alcune tra le sue migliori opere successive. Solamente nel 74 saranno tre le storie brevi pubblicate da Kamimura su Erotopia, due delle quali in coppia con Hideo Okazaki. In Impuengen, perversa e volubile, troviamo una protagonista non più giovanissima ma ancora molto bella, diventata famosa come attrice grazie alla sua interpretazione dell'adattamento cinematografico di Chijin no Ai, L'amore di uno sciocco, romanzo di Junichiro Tanizaki del 1924. Yukiko, la protagonista, sembra come intrappolata in quel diabolico e perverso ruolo e dominerà un suo violento fan fino a raggiungere delle conseguenze estreme. Tomoko, protagonista di Rengoku no Shoujo, la ragazza del purgatorio, viene ripudiata dai genitori dopo aver tentato il suicidio ed ordisce contro i due una tremenda vendetta, altro tema caro a Kamimura, dopo essere stata cacciata di casa. Nell'ultima delle tre opere pubblicate nel 1974 su Manga Erotopia, Inju no Mizumi, Il lago dei mostri nascosti, l'autore indaga il lato più oscuro dell'essere umano, nelle vesti di un uomo che uccide la moglie fedifraga per poi gettare il suo corpo nelle profondità di un lago insieme a quello dell'amante. La coppia Kamimura-Okazaki torna al lavoro ancora su Young Comic con Yumeshi Arisu, Alice, maestra dei sogni, un manga sperimentale con protagonista Alice, una ragazza in grado di entrare nei sogni delle persone che covano rabbia, paura e risentimenti. La serie però non riscuote tra i lettori il successo sperato, probabilmente dovuto al fatto che il pubblico si aspettava un'opera romantica come il fiume Shinano e viene conclusa dopo soli 15 episodi. Ancora nel 74 il maestro Kamimura, questa volta in veste solista, pubblica sulla rivista Big Comic di Shogakukan Itezuru, una gru infreddolita. In quest'opera, che verrà poi raccolta in un volume unico, pubblicato in Italia da J-Pop Manga, seguiamo le vicende di Tsuru, una bimba che viene venduta dalla sua famiglia ad una casa di piacere, cosa piuttosto tristemente comune per le famiglie meno abbienti del Giappone dei primi del Novecento. Qui Tsuru apprenderà dalle sue colleghe più grandi la via della geisha, in un ambiente difficile tra continue vessazioni, dove riceverà tuttavia anche lezioni di umanità, oltre che tanti schiaffi sia morali che fisici. Durante il corso dell'opera vedremo anche il cambiamento del Giappone, dagli anni precedenti la guerra in Manciuria, quando le case di piacere e i quartieri a luci rosse erano ancora favoriti dalla prosperità economica, fino al momento di decadimento dopo la Seconda Guerra Mondiale.
Il 1974 si chiude con la pubblicazione di Rikon Kurabu, Il club delle divorziate, un'altra opera in cui Kamimura analizza i cambiamenti sociali e l'emancipazione sociale delle donne, in forte ricerca di indipendenza economica. Il club citato nel titolo è infatti un piccolo locale gestito da Yuko, la proprietaria, ed altre ragazze, tutte accomunate dal fatto di essere divorziate. Yuko, appena 25enne ma molto matura a causa di tutte le sue esperienze, si divide fra i ricordi del matrimonio concluso, che spesso le bussano alla mente, e la volontà di ricostruirsi una vita serena. In mezzo a tutto questo si pone la figlia avuta dal matrimonio precedente, ed i rimorsi della donna per non poter passare con lei quanto tempo vorrebbe. L'anno successivo, il 1975, vediamo Kamimura ancora alle prese con molte storie brevi ed alcune serie più corpose. Inosen narra la storia di una donna che si sente tradita dal marito dopo aver scoperto l'omosessualità di quest'ultimo. Scandal Symphony è invece uno dei pochi insuccessi ottenuti in coppia con Okazaki. Quest'opera pone l'accento sui movimenti studenteschi giapponesi, tra scandali e corruzioni, e forse lo scarso successo derivò dal fatto che l'opera non presentasse le caratteristiche peculiari delle storie di Kamimura, come una donna forte a fare da protagonista. Con l'opera successiva, ancora creata insieme ad Okazaki, i due alzano ancora di più l'asticella della perversione. Pubblicato su Manga Erotopia, Aku no Hana, I fiori del male, è un manga talmente pregno di sesso estremo e perversione da meritarsi l'appellativo di capolavoro nero. Pubblicato in Italia nel 2019 da J-Pop Manga in un sontuoso volume unico, I fiori del male narra le diaboliche gesta di Rannosuke Hanayagi, il capo della scuola di Ikebana Kurokami. Quella che può sembrare la scuola dove si insegna una nobile arte, però è da anni covo delle più terribili perversioni possibili. Infatti, Rannosuke ha utilizzato la propria posizione ed il proprio potere per compiere terribili misfatti nel corso degli anni. L'uomo, per soddisfare il proprio infinito e morboso appetito sessuale, in 20 anni ha rapito, stuprato, mutilato e barbaramente ucciso quasi 1000 giovani fanciulle. Ad un certo punto la sua preda diventa Sayuri, una giovane e splendida ragazza che sta per congiungere a nozze con il suo fidanzato. E da qui in poi verremo immersi nel mondo perverso e nero di Rannosuke Hanayagi e dei suoi fiori del male, che intossicheranno anche l'innocente Sayuri. Nonostante l'opera ruoti attorno a temi così oscuri e deprecabili, Kamimura riesce comunque a permearla di poesia, riuscendo nell'incredibile compito di non scadere mai, neppure per un momento, in gratuita volgarità ed aggirando la stretta censura nipponica con metaforiche tavole rappresentanti il sesso come uno splendido dipinto a tema floreale. Il successo di Aku no Hana portò i due autori alla realizzazione di un'opera simile, sempre pubblicata su Manga Erotopia, ovvero Inkaden, Fiori osceni, la storia di 5 donne che hanno speso le loro vite tra la voluttà ed i desideri carnali più estremi, basata su un testo di Masako Togawa intitolato Nihon Dokufuden, storie di malvagie donne giapponesi. Ancora nel 75, Kamimura è nuovamente all'opera insieme all'amico Yuaku per Akuma no Yona Itsu, un uomo diabolico, opera ispirata ad un fatto di cronaca nel quale un uomo è protagonista di un furto da 300 milioni di yen. Le donne tornano protagoniste su Benito Kage, Lucertola Rossa, dove la protagonista è una giustiziera mascherata che assale le sue vittime con l'ausilio di una letale lucertola rossa, e su Sachiko no Sachi, La felicità di Sachiko, opera ambientata nella Tokyo dell'immediato dopoguerra, per la precisione nei quartieri a luci rosse di Shinjuku, dove la protagonista Sachiko cerca di vivere una vita serena ed appagante nonostante le 1000 difficoltà che il mondo le para davanti. Degne di nota, quello stesso anno furono anche Shika no Sono, Il parco dei cervi, di prossima pubblicazione in Italia per Kokonino Press, opera realizzata in collaborazione con il regista Noribumi Suzuki, nella quale Kamimura mette in scena una disturbante e controversa storia sul mondo del cinema. E anche Otaruko, in collaborazione con il regista Teruhiko Kuze, viaggio nell'anima di una ragazza, Otaruko appunto, attraverso i testi di alcune fra le canzoni più popolari dell'era Showa.
Tra il 75 ed il 77 Kamimura lavora su tre serie più lunghe, pubblicate su tre diverse riviste, rispettivamente Manga Times, Young Comics e Weekly Manga Action, ovvero Horia Yusanya, Le 13 notti degli spiriti vendicativi, Kanto Eiya, La pianura del canto e Sumire Akusho, Il libro bianco di Sumire. Dal 1977 avvertiamo un certo cambio di rotta in buona parte delle opere realizzate da Kamimura, che decide di adeguare parte della sua produzione alle tendenze del momento. A partire dalla seconda metà degli anni 70, infatti, lirismo e tragedia avevano lasciato spazio a temi più disincantati, in linea con un sempre più avanzato consumismo tra i giovani. La voglia di divertimento e svago più spicciolo prende lo spazio che fino ad allora era stato occupato da riviste di manga evasive e di contestazione come Garo o Com, ed il manga prende sempre più la forma di prodotto di puro intrattenimento. Il Gekiga ed il manga più drammatico trovano adesso pochissimo spazio sulle testate a fumetti del Sollevante, ma Kamimura si dimostra abile nel mantenere buona parte dei suoi tratti distintivi, seppur applicati ad altre tematiche. Le due opere successive, pubblicate su Weekly Manga Action, sono pura science fiction con toni da commedia frizzante. Protagoniste delle opere, una donna a 60 cm di distanza e Oshio Machigaeta Onna, la donna che ha sbagliato pianeta, sono due extraterrestri che si ritrovano a vivere sul nostro pianeta. Entrambe le opere sono disimpegnate e distensive. Abbastanza frivole risultano anche altre opere successive, come Kiroi Ribbon, Il fiocco giallo del 1977 e Ryo no Joshiki, Il buonsenso di Ryo del 1980, così come molte altre delle opere brevi scritte nello stesso periodo. Dal 1978 al 1986 l'autore scriverà ancora molte altre opere brevi e serie lunghe, ma nessuna di esse raggiungerà il successo di critica e pubblico riscosso nel periodo tra il 1971 e il 1976, nonostante anche nell'ultimo periodo realizzò opere interessanti, come Obi no Otoko, l'uomo che allaccia gli obi, opera del 1983 dove abbiamo come protagonista un uomo che allaccia gli obi dei kimono, in un Giappone dove le geisha ed i loro servigi sono sempre meno richiesti. O ancora Kikuzaka Oteru, Hotel Kikuzaka, realizzato lo stesso anno, storia ambientata nel Giappone degli anni 20, dove una ragazza che lavora in un hotel entrerà in contatto con le figure più di spicco dell'epoca in ambito politico, letterario e artistico. Ichio Uranishi del 1984 ha per protagonista la scrittrice Ichio Iguchi, che nell'opera si racconta ai suoi lettori attraverso le pagine di un diario, mentre nel 1985 in Biwa Arancio Niari, La bellezza e disordine, vediamo come protagonista la femminista anarchica Noe Ito. A sorpresa, in un'intervista dell'estate 1985, Kazuo Kamimura dichiara di volersi ritirare come mangaka per tornare al suo primo amore, l'illustrazione, pianificando anche una mostra dedicata a illustrazioni di grandi dimensioni che avrebbero dovuto rendere omaggio alla bellezza femminile. Ciò purtroppo non si compirà mai. Kazuo Kamimura, grande frequentatore dei locali notturni, spesso visti come sfondo delle sue opere, avido fumatore e vorace bevitore, si spegne per un tumore alla laringe l'11 gennaio del 1986, a soli 45 anni. E anche per questo video è tutto, fatemi sapere con un commento qui sotto se vi è piaciuto e se volete altri video del genere, magari anche indicandomi chi vorreste vedere come protagonista. Trovate i fumetti di cui vi ho parlato al link Amazon che vi lascio qui sotto, con il quale potrete dare anche una piccolissima mano al canale grazie alla mia affiliazione Amazon. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi attivando le notifiche e condividetelo sui social. Noi ci vediamo alla prossima e ciao!